Ciao a tutti. Allora, se sentite un rumore di sottofondo alla mia voce, è il sofisticato sistema di areazione di questa casa, cioè la ventola. E fa troppo caldo, quindi l'unico modo per poter fare questa lezioncina è tenermi puntata la ventola. Allora, noi avevamo lasciato in sospeso un discorso che io ci tengo a riprendere anche perché mi è stato chiesto esplicitamente di farlo. Avevo parlato di Fedra, Ippolito e Teseo come protagonisti di una tragedia molto famosa. In realtà una tragedia che è stata a più riprese toccata e rimaneggiata nel tempo e fatta uscire con nomi differenti. La primissima che abbiamo è quella di Euripide e si chiama Ippolito, non Fedra. Anzi, abbiamo due versioni di questa tragedia. Abbiamo l'Ippolito velato e l'Ippolito coronato. L'Ippolito velato è quello che in realtà non è mai arrivato a noi perché i testi sono andati perduti. L'Ippolito coronato è quello che invece ci è giunto di Euripide. Seneca riprese questa tragedia e la fece diventare la Fedra. Successivamente abbiamo anche Racine, che è un autore francese, e D'Annunzio, che hanno ripreso il titolo della tragedia, Fedra, e l'hanno riscritta un po' calcando su tematiche un pochino differenti. Per esempio, inutile dirvi che D'Annunzio è totalmente dalla parte di Fedra in questo caso, ma se siete interessati è bene andarsela a leggere. Quella di cui parleremo oggi noi sarà la Fedra di Seneca, poiché da lì ero partita e da lì voglio riprendere. Vi faccio solo un piccolo excursus per dirvi che dall'Ippolito di Euripide ci si può poi collegare, in base a come la tragedia va a finire, anche a un'altra tragedia mitologica riguardo le leggende della mitologia greca, che è quella di Adone e Afrodite, perché Artemide è assolutamente distrutta per il fatto che un cacciatore quale Ippolito, che le era assolutamente devoto, che andava a caccia nei boschi protetti proprio da lei, fosse andato incontro alla morte a causa di un rifiuto amoroso, quindi qualcosa di dettato dalla dea dell'amore, cioè Afrodite, decide di vendicarsi proprio contro Afrodite e quindi andare a colpire il pupillo di Afrodite, che guarda caso era il bellissimo fanciullo Adone, di cui magari parleremo in qualche video futuro, con un po' di tempo a disposizione. Torniamo invece a questo punto alla Fedra, perché ce l'ho qui, la Fedra di Seneca. Mi è stato chiesto in particolar modo riguardo al personaggio di Ippolito. Io ho trovato il personaggio di Ippolito un pochino noioso, nel senso che è totalmente puro, totalmente ligio al suo dovere di cacciatore, che vuole lasciare alle sue spalle anche i suoi doveri semplicemente, sociali o regali, essendo un principe. Lui vuole proprio allontanarsi dalla società, rifugiarsi nella foresta e dedicarsi completamente a quelle che erano le attività venatorie. Quindi la preghiera a Diana, scrutare i boschi con cavalli, segugi, i suoi servi, piazzare le trappole e rincorrere le prede. Questo era ciò a cui maggiormente aspirava, perché secondo lui, stando lontano da quella che era la società, si stava anche lontani da quella che era la corruzione. Il personaggio di Ippolito, come forse avevo già detto nell'altro video, ricorda un personaggio femminile completamente speculare, che è quello di Camilla, la cacciatrice, riportata nell'Eneide di Virgilio. Magari in futuro parleremo anche di quella. Nel caso io rimando comunque alla mia sempre la stessa tesi, Donne e caccia nella cultura romana, che potete trovare su Accademia Edu, e l'avevo linkata anche sotto all'altro video che avevo già fatto. La tragedia si apre proprio con il personaggio di Ippolito. Ippolito è seguito da un gruppo di uomini armati che sono il suo entourage durante la caccia. E dice questo Ippolito: «Andate, cingete le selve ombrose e i sommi gioghi del monte Cecropio». Sta cercando di dire ai suoi seguaci di disperdersi lungo tutte quelle che sono le zone che potrebbero essere soggette alla caccia. Dà poi degli ordini ben precisi anche riguardo a terminologie specifiche della caccia, certi tipi di certe razze di cani che erano più adatti a inseguire la preda, altri che erano più adatti a stanarla, quindi c'è tutta una serie di dettagli su quella che era l'arte venatoria, molto molto precisi, ma questo per dirci che la tragedia si apre con lui che sta al di fuori della società, che sta nelle selve di Artemide.
Più avanti abbiamo un passaggio in cui Ippolito dice: non c'è vita più libera, priva di vizi e che meglio rispetti le maniere antiche di quella che, dopo aver lasciato le mura cittadine, ama le selve. Ebbene sì, lui ci sta dicendo proprio: lasciamoci alle spalle tutta quella che è la corruzione della società, quella che poi, se vogliamo riprendere l'opera di Esiodo, le opere e i giorni, ci si parlava poi delle varie età dell'uomo e Ippolito sente di trovarsi in un'età corrotta per l'uomo e dice che l'unico modo per riavvicinarsi alle età migliori è proprio quello di allontanarsi da tutto ciò che era la civiltà. Fedra si ritrova senza un marito, che era nella sua impresa nell'oltretomba insieme a Pirito per recuperare Persefone, con un figliastro per cui comincia a provare dei sentimenti che scaturiscono a causa di un intervento di Afrodite. Questi sentimenti bruciano dentro in modo molto forte, la distruggono, e abbiamo un altro personaggio a consigliarla, che è il personaggio a cui non viene dato un nome preciso, ma è la nutrice. La nutrice. La nutrice vede come Fedra si strugge e cerca in tutti i modi di guarirla, ma non potendo, allora pensa bene di andare a parlare con Ippolito per vedere, per testare se effettivamente è impossibile allontanarlo dalla sua predilezione per la verginità e la caccia e magari spingerlo in quello che è un'attività un po' più da uomo adulto, che dovrebbe essere l'amore inteso come amore di Afrodite, quindi consumare l'amore anche con una donna, in questo caso Fedra, ma la nutrice voleva solo testare la situazione per capire se era fattibile mandarlo e buttarlo tra le braccia della regina. La risposta di Ippolito è completamente negativa, dice: nutrice, cosa mi stai dicendo? Io preferisco i boschi, è lì che voglio rimanere, è a Diana che io sono devoto, Diana o Artemide. Dunque il tentativo della nutrice è fallito, però Fedra non può trattenersi. Piuttosto che buttarsi sul suicidio, come aveva già pensato e come la nutrice le aveva assolutamente proibito di fare, decide a sto punto di rivolgersi direttamente a Ippolito con delle preghiere. Prima cerca di girare intorno un pochino col discorso per capire se lui è predisposto, ben disposto nei suoi confronti, e vuole parlare dei suoi sentimenti, i sentimenti che mi distruggono, io sto male, soffro. E Ippolito si domanda per quale ragione la regina soffra, e lei dice che è per amore. Allora Ippolito, ingenuo, totalmente ingenuo, nella sua puerilità se vogliamo, crede che la regina soffra per l'amore di Teseo, e allora la incoraggia dicendo che il padre è forte, che tornerà presto da lei. E lei invece pensa: sì, grazie di questo conforto, ma nel frattempo se tu potessi prendere il suo posto. E allora lui dice: certo, io mi occuperò di tutto quello di cui c'è da occuparsi nel regno, che non possa fare in questo momento mio padre, perché ti strugge ancora. E allora lei pensa bene di buttarsi alle sue ginocchia e finalmente rivelare completamente l'amore che prova nei suoi confronti. A quel punto Ippolito rimane completamente spiazzato, inizialmente spiazzato, poi in un secondo tempo disgustato e pieno d'odio per questa rivelazione che gli è stata fatta, per questa dichiarazione. Tant'è che a un certo punto afferra i capelli di Fedra, sguaina la spada e pensa di ucciderla. Ma non vuole sporcarsi le mani con il sangue della matrigna indegno, e allora decide di lasciare tutto com'è, abbandonare e scappare nuovamente nella foresta. Quindi da qui deducete che tipo di personaggio è Ippolito: sicuramente ingenuo, sicuramente molto puerile, giovane, ma non per forza la gioventù deve essere assimilata a qualcosa che sfugge all'amore afrodisiaco, anzi se poi vedremo appunto il caso di Adone, Adone assolutamente non sfuggiva all'amore. È proprio una decisione, quella di Ippolito, di rimanere completamente puro per la dea a cui lui si era votato, che era chiaramente la vergine e dea della caccia. Fedra rimane per terra a pezzi, proprio sia fisicamente che moralmente, psicologicamente, e a quel punto reinterviene un'altra volta la nutrice, che pensa bene di suggerirle l'unica via di fuga possibile, ovvero incolpa Ippolito di averti violata. Questo è il suggerimento della nutrice per Fedra.
è quello che farà Fedra. Quando Teseo inaspettatamente se ne tornerà a casa, non troverà certo suo figlio che è a correre nella foresta, ma troverà una Fedra che non vuole muoversi dal letto, distrutta dai rimorsi, dal dolore, e nessuno vuole dirgli che cosa sta accadendo. C'è un pezzo di dialogo tra Fedra e Teseo che è meraviglioso, adesso devo vedere se lo ritrovo perché non ho messo il segno. Allora, quando lui sta cercando di convincere la regina a spiegare per quale sia la ragione di tale malessere, lei non vuole rivelarlo. E lei dice, io voglio solo morire. A questo punto Teseo le risponde, non ti sarà concessa nessuna possibilità di morire. Risposta di Fedra, per chi vuole morire, la morte non può mai venir meno. Risposta di Teseo, svela quale sia la colpa da espiare con la morte. E lei risponde, che sono ancora viva. Quindi lo struggimento proprio di Fedra è arrivato al limite. Lei vuole morire, semplicemente sta cercando in qualche modo di buttare fuori il rimorso per essersi confessata in un certo senso a Ippolito e allo stesso tempo di non aver ottenuto quello che realmente voleva, quindi non vale la pena vivere senza Ippolito al mio fianco. Dunque gioca la sua ultima carta. Ippolito mi ha violata. A quel punto Teseo maledice il figlio, lo maledice tanto da far intervenire Poseidone. Come vendetta, Poseidone manda dal mare un mostro che ha forma di toro. Ippolito, vedendolo, vuole assolutamente sconfiggerlo perché ricorda le gesta del padre contro il Minotauro e si scaglia contro il mostro. Ippolito era anche abbastanza forte, era un eroe comunque. Il problema erano i cavalli di Ippolito, che non erano altrettanto coraggiosi. Infatti il carro di Ippolito parte e lui rimane impigliato nelle briglie dei cavalli che lo trascinano per tutta la foresta facendo a brandelli il suo corpo. Il finale, infatti, è molto, per usare una parola un po' moderna, direi splatter. Comunque, si recuperano i pezzi del povero Ippolito e si cercano di mettere insieme poi a palazzo in un momento successivo. Teseo quindi in questo modo ha chiamato vendetta e ha chiamato ancora una volta l'intervento divino per farsi vendetta. Quando i pezzi del povero Ippolito sono insieme, Teseo non sa come ricomporli perché è veramente irriconoscibile il suo corpo, Fedra se ne esce dicendo che in realtà era tutto falso e che lei non poteva vivere senza il suo vero amore, Ippolito, e lì si suicida davanti a Teseo. Chiaramente Teseo prende l'unico provvedimento che poteva prendere, ovvero buttate questa donnaccia giù da un dirupo, non ne voglio sapere di lei, e date invece degli onoranze funebri al mio povero figlio. Quindi lui non è tanto colpito dal fatto di averlo fatto uccidere, ma più che altro da aver saputo la verità e da aver saputo che Ippolito era innocente. Quindi sì, è una tragedia un po' per tutti, rimane solo l'unico forse nella situazione che era quello, il personaggio un po' più antipatico, quello di Teseo, se vogliamo. Fedra era una donna che è stata maltrattata dai sentimenti, che è stata tragicamente buttata da una parte all'altra, un po' come Elena, ne avevamo parlato in effetti di Elena e del fatto che Afrodite era la presenza costante che la guidava, che la spingeva a comportarsi in un determinato modo. Bisogna anche ricordare che Fedra, così come lo era stato Arianna, erano entrambe le sorelle figlie del re di Cnosso che erano state rapite dal sentimento per l'eroe Teseo. E anzi, c'è un passaggio che io non vi ho letto qui di Fedra, in cui Fedra si sta confessando il suo amore a Ippolito e cita proprio la storia dell'infelice sorella, dicendo che la sorella Arianna era stata rapita dal padre, rapita nel senso non solo fisico, ma anche sentimentalmente era stata rapita dal padre, cioè Teseo. Lei invece, sorella minore, era stata rapita dal figlio, però della stessa famiglia, ovvero Ippolito. Ippolito ricorda in tutto per tutto Teseo, ma quando era giovane, quando era imberbe, quando le sue guance erano morbide, quando il suo fisico era muscoloso e la sua pelle era soffice e i suoi capelli erano fluenti.
Quindi la gioventù di Teseo, quella che in realtà a Fedra un po' è mancata, perché lei è diventata la moglie di Teseo quando era già in un'età più avanzata, a Fedra manca tutta questa giovinezza che rivede in Ippolito. E questo non la frena da un amore che la porta alla follia, la porta a degli atti estremi ed infine al suicidio. È un'opera molto bella, ve la consiglio, e va via anche abbastanza fluida, certo se non la dovete leggere in latino magari. Io spero di essere stata esaustiva. Nel caso ci siano altre domande, voi sapete me le potete fare sotto al video e spero di aver risposto anche un pochino riguardo a Ippolito, alla sua storia, alle sue sorti. Magari ci riagganceremo a Adone da una parte e al personaggio di Camilla dall'altra. Nel frattempo io vi saluto e vado a farmi una doccia. Ciao!